nel nostro ex regno delle due Sicilie, a quel tempo regno di Napoli, dove tutta la popolazione estremamente cattolica e fedele si riorganizzò in maniera autonoma attraverso delle forme militari chiamate masse, e riuscirono a mettere a ferro e a fuoco l'esercito giacobino. L'unica vera rivoluzione di popolo che mai è accaduta è stata quella dei San Felice e dei Lazzari. Ecco perché questo libro, ecco perché Pedro Masi, che ha fatto l'impresa San Felice dall'inizio alla fine, dove non nega le violenze da una parte e dall'altra, però c'era da difendere la propria terra, la propria religione, il proprio regno. Ecco perché è importante non aver paura di dire le cose come sono andate, perché le crudeltà poi sono state fatte. Voi meglio di me sapete che la peggior violenza è quando c'è tra Caino e Abele, quindi inutile che discutiamo, perché purtroppo la borghesia nascente in tutta Italia non combatté a fianco alla popolazione e alle masse, ai San Felice e ai Lazzari, ma addirittura diede una mano ai francesi a saccheggiare, pur di avere in cambio i nuovi favori, nuove terre, demaniali e non. Quindi questo è molto molto importante. E adesso questo è accaduto, poi passo la parola agli altri relatori, ho cercato soltanto di fare un quadro della situazione, che spero sia stato abbastanza chiaro. Ripasso la parola a Giuseppina.